Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 20 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Ai posti di comando, fino al pomeriggio avrete la Luna nel segno ringalluzzita da Marte, dinamico e sportivo in Gemelli, segno d'aria amico del vostro. Come se non bastasse, prima dell'alba anche Mercurio vi beneficia passando in Ariete, dove incontra Giove generoso e simpatico in sé stile, meglio di così non vi potrebbe capitare. E allora godetevi la giornata, in viaggio, in gita, allo stadio, ovunque vi piaccia, senza pensare alle spese da sostenere, sottolineate dalla luna pomeridiana che passa in Pesci nella casa numero 2 dell'oroscopo, il salvadanaio, dove Saturno accigliato vi indica la cifra che avete speso quest'oggi. Vero, importante. Ma chi vive in una città fumosa e inquinata, ha dei figli ai quali insegnare l'amore per la natura o genitori anziani da coccolare o ancora un mutuo da pagare, cosa potrebbe fare se non questo? Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti. Fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. Giove e Mercurio oggi potrebbero dare alla vostra giornata una svolta decisiva, buone opportunità sia in campo lavorativo che nello studio. Cogliete al volo le occasioni che vi si presenteranno e prendete tutto con un sorriso. Transiti planetari abbastanza favorevoli per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Bene anche l'ambiente familiare che vi sarà molto di aiuto. È possibile che oggi vi sentiate relativamente scarichi, privi di energie e forze, apparentemente Marte e Mercurio giocano con la vostra giornata, salvo poi in serata riservarvi qualche piacevole sorpresa. Oggi cuore e ragione si scontreranno, con il cuore sentirete amore, con la ragione capirete che non fa per voi. Oggi fate prevalere il cuore. Tra le vostre amicizie c'è chi sta criticando alcune vostre scelte soprattutto in campo sentimentale. Cercate di far valere le vostre ragioni e se le critiche continuano non esitate a prendere un po' di distanza con chi ve le porta in modo ingiustificato. Oggi potreste avere dei problemi con l'auto o con mezzi di trasporto, piccoli contrattempi potrebbero farvi perdere la pazienza e il vostro abituale autocontrollo. Se avete fatto qualche colloquio di lavoro di recente provate a mettervi in contatto con il vostro possibile datore di lavoro. Potrebbero esserci novità importanti. Hai tantissimi progetti ma poi metti poco impegno, a sognare tutti son bravi ma occorre lottare e cercare di realizzarli con tutto l'impegno. Non ascoltatele ma le lingue vogliono solo denigrarvi. Andate avanti a testa alta senza voltarvi indietro. Vi sentirete in ottima forma fisica e mentale oggi, pronti per partire alla carica in ogni direzione. Guardando in faccia la realtà, siete riusciti ad ottenere già quello che volevate, ed ora avete le opportunità di avere ancora di più. In questa giornata sarete profondamente colpiti da uno sguardo. Momenti dolci in amore. Siete su una scena astrale abbastanza positiva con Marte che continua a spalleggiarvi dal segno amico dei Gemelli. Il vostro carattere, spesso molto adattabile, trova il modo di farsi strada in tante situazioni. In particolare in ambienti diversi dal vostro, dove poter fare esperienza, in cui conoscere persone, trovare opportunità. Urano, corpo celeste dell'occasione, della svolta e signore per antonomasia del vostro segno, è ospitato ora nel Toro e vi invita a essere prudenti nelle decisioni, in special modo, tuttavia, se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 13 del mese di febbraio. Protagonisti per parte della giornata con la luna nel segno ringalluzzita da Marte sportivo e battagliero in Trigono. Come se non bastasse all'alba arriva anche la sorpresa di Mercurio che, saltando l'immaginaria barriera tra Pesci e Ariete, corre incontro a suo padre Giove, smanioso di viaggiare, partenza immediata, proprio come voi. Frenate, a ricordarvelo la luna pomeridiana che passa in seconda casa dove, oltre a Nettuno confusionario incontra anche Saturno restrittivo, la sua falce non fa mistero, taglia i rami secchi e anche le vostre entrate. Amici di Venere loro due, che invece guarda di sbieco voi, stare a casa per molti è una gioia, specie se c'è un terrazzo da curare,
Ma voi vi stufate presto di queste cose, bricolage, cucina e lavori domestici non sono nelle vostre corde, ecco perché dopo qualche ora date segnali di insofferenza. Amore ed Eros. Amate i vostri cari, i figli, gli amici, ma per voi amore significa libertà, guai a imprigionarvi in un rapporto a senso unico, avete bisogno di spazio e di fare tutte le esperienze che vi saltano in mente. Fedeltà? Ma che razza di roba è, forse un nuovo prodotto per la pulizia della casa? Più vi stringono il cappio al collo, più vi la voglia di trasgredire si fa impellente. Attenzione alle scappatelle, che sono assolutamente da evitare se non si vuole essere scoperti. Voi potreste anche pensare di avere tutta la situazione sotto controllo, ma non è facile come pensate. C'è la necessità di venire oggi incontro alle esigenze della persona amata, che potrebbe trovarsi in temporanea difficoltà a causa di qualche problema inerente alla situazione della sua famiglia d'origine. La luna congiunta al vostro segno se siete nati nella terza decade vi fornisce le capacità razionali per agire e le qualità morali per stare accanto a chi vi vuole bene. Lavoro e denaro? Bel lavoro quello che vi attende oggi, gioco di squadra, viaggi, bisbocce e chi più ne ha, più ne metta. I conti si pagano la sera e non saranno esigui, per fare tutto ciò che vi passa per la mente occorrono soldoni. Se siete paperoni tanto meglio, altrimenti dovrete fare delle scelte. Ma ricordatevi che la Silicon Valley Bank è in crisi, quindi c'è poco da ridere. Escursione magnifica tra arte e natura, vi piace scattare foto che poi per non guardate nemmeno. Bello è cogliere l'attimo, il resto mancia. Evitate di dilungarvi con discorsi infiniti, potreste distogliere la concentrazione dal vostro lavoro e le persone, invece che apprezzare il vostro impegno, finiranno per non capire lo scopo principale. Avete cominciato questa nuova giornata di marzo, prendendovi in carico un impegno gravoso al lavoro, seppure di lunedì lavorate. L'abilità di portarlo a termine con pazienza e competenza vi farà guadagnare risultati che adesso non potete prevedere. Giove vi aiuta a non farvi scoraggiare. Benessere. Sportivissimi, belli, sani, elastici. Se vi capita di cadere tornate in piedi come una molla senza farvi nemmeno un graffio, questione di peso, la vostra fortuna è che mangiando pochino, col tipico calo di appetito primaverile, sul ring apparterreste alla categoria pesi piuma. Se allo specchio non vi piacete non pigliate vela col riflesso, siete ipercritici ma qui non avete ragione. Per aiutarti ad acquisire sicurezza in questo mondo, è importante concentrarti su un regime di allenamento costante. Il beneficio è sia psicologico che fisico. La coerenza e la disciplina ti renderanno libero. Per lei, simpatiche, sportive, intelligenti e alla mano, ma se lui si aspetta la donna con la gonna cantata da vecchioni ha sbagliato persona, presentategli vostra sorella o l'amica del cuore, apprezzerà. Per lui, giochi movimentati coi vostri figli, tra capriole, aquiloni, pallone, sono instancabili, allegri e rumorosi e se qualcuno avrà da ridire fatti suoi, è così che si diventa grandi, coraggiosi, amici di tutti e fiduciosi nella vita, proprio come voi. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.